premier Sanna Marin hanno annunciato il loro appoggio alla richiesta già votata dal Parlamento di Helsinki. Una decisione da prendere senza indugio, scrivono in una nota, su potrebbe seguire a stretto giro, forse già lunedì, ma quella analoga della Svezia. Si tratta di una svolta nella politica di sicurezza dei paesi nordici, determinata dalla guerra in Ucraina, che ha ribaltato la posizione dell'opinione pubblica. Ed è questo il 78esimo giorno di conflitto. L'attacco russo si concentra in particolare sul fronte orientale e meridionale, controffensiva ucraina nel nord-est, il punto in diretta con Carmelo Lanza. Sì, bombardamenti tutta la notte nel mirino dell'esercito russo la regione di Dnipropetrovsk, nel sud-est dell'Ucraina. Il capo dell'amministrazione denuncia l'utilizzo di bombe al fosforo e a grappolo. Colpita e macchinata la città di Zelenodolsk con sistemi lanciarazzi multipli, si registrano un morto e un ferito, entrambi civili. La Russia insiste nel sud, dove punta ormai ad annettere Kherson. L'offensiva prosegue nella regione di Luhansk e a Mariupol. Allora, cosa avete nascosto al vostro capo, al vostro datore di lavoro? Cioè, lui era, diciamo la verità, lui era juventino, voi siete torinisti e l'avete nascosto. È gravissimo. Alla NATO del paese nordico. Prima pagina, si terranno questa mattina i funerali di Shirin Abu Akleh, giornalista di Al Jazeera uccisa in Cisgiordania. L'autorità nazionale palestinese ha respinto la richiesta di Israele di un'indagine congiunta per credito. Nel frattempo arrivano gli Next Ex per iniziare. Never tear us apart. Me, what you know is true. Don't have to tell me. I love your precious heart. I was standing. Tear us apart.